Buongiorno a tutti e benvenuti in questo webinar di Perego Carta. Io sono Lorenzo Perego, General Manager dell'azienda. Perego Carta è un'azienda che distribuisce una vasta gamma di prodotti cartari fin dal 1985 e la nostra offerta di prodotti va da tutto quello che riguarda le commodity fino alle carte naturali e speciali e molte, molte, molte carte speciali, soprattutto colorate. Io e mio fratello Vittorio, che è responsabile IT, rappresentiamo la quinta generazione di questa azienda. Prima di iniziare con il webinar, desidero farvi raccontare da Vittorio alcune delle cose che sono state fatte recentemente per rendere la nostra azienda una risorsa più preziosa agli occhi dei nostri clienti e per tutti coloro che desiderano conoscere meglio la nostra offerta di prodotti. Buongiorno a tutti, sono Vittorio Perego e sono il fratello di Lorenzo, come ha detto lui. Oggi volevo farvi una brevissima presentazione del nostro nuovo portale B2B web. Nell'ultimo anno abbiamo lavorato a stretto contatto con il nostro ufficio acquisti, i nostri rappresentanti, i nostri clienti e anche alcuni dei nostri fornitori, per sviluppare al meglio questa soluzione software per il cliente. Come voi sapete, nell'ambito della carta, ma soprattutto in particolar modo nella carta speciale, le possibilità di combinazioni sono quasi illimitate. Basti pensare che ogni singolo codice articolo può avere grammature diverse, formati diversi, colori diversi e persino goffrature diverse. Ad oggi all'interno del portale sono presenti più di 60.000 codici articolo, ma ne verranno aggiunti sicuramente molti altri. Abbiamo ritenuto necessario implementare questa soluzione software in primo luogo per dare a tutti i nostri clienti, ma non solo ai clienti in generale, all'utente generico, di poter navigare all'interno di questo grande portafoglio prodotti per trovare la soluzione più adatta per lui. In secondo luogo, esclusivamente per i nostri clienti, quindi per le persone che sono iscritte all'interno del portale, c'è la possibilità di poter consultare in tempo reale la disponibilità della merce a magazzino e la giacenza, ed eventualmente anche i tempi di riapprovvigionamento verso il fornitore. In terzo luogo, che forse è l'elemento che più piace al cliente, è la possibilità di poter inserire in totale autonomia, un ordine, selezionando i prodotti desiderati ed avendo una stima della destinazione, del tempo necessario per la consegna della merce. Queste sono soltanto alcune delle possibilità che sono presenti nel nostro nuovo portale. Ma non sto qui ad elencarle tutte perché esula dal compito di questo webinar. Quindi ripasserei la parola a mio fratello e vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento di webinar. Tante famiglie, varie generazioni nella carta, insomma. Come può, vi domanderete, un'azienda a proseguire in un percorso così lungo attraverso epoche molto differenti che hanno visto uno sviluppo anche tecnologico molto importante? Con passione e sicuramente creandosi anche un po' di fortuna. In quella che è stata la mia esperienza in questo mondo, che è il mondo cartario, una cosa l'ho capita, una cosa ho notato, che comunque tutte le persone che hanno a che fare con la nostra azienda, ma in generale con le aziende che lavorano per comunicare, per trasmettere qualcosa attraverso un veicolo, hanno tanta passione per la carta, per un prodotto molto 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 tattile, che subito così, appena uno lo vede, lo tocca, ti trasmette qualche cosa. Detto questo, ringrazio voi che siete qua ad ascoltarci e date riscontro a quello che è anche il nostro di lavoro. Prima di entrare nel vivo di questo webinar, desidero fare un piccolo preambolo appunto sulla carta, perché da qualche anno ormai, la nostra azienda ha cominciato a fare un lavoro di comunicazione anche nei confronti di soggetti che non sono direttamente né clienti né potenziali clienti,
ma sono semplicemente delle persone che lavorano all'interno dei progetti che poi fanno sì che un messaggio arrivi a destinatario. Quindi sono designer, studi grafici, agenzie di comunicazione, wedding planner. Quello che cerchiamo di fare da qualche anno è trasmettere e sensibilizzare questi soggetti sul tema della sostenibilità della carta. Perché? Perché purtroppo esiste una radicatissima convinzione errata che la carta sia un prodotto non ecosostenibile, che non sia rispettosa nei confronti dell'ambiente. Nulla di questo può essere più lontano dal vero. In realtà, anzi, è il contrario. Per molti aspetti, più carta viene utilizzata, più carta viene lavorata, più carta viene prodotta, e più le foreste crescono. Questa è una cosa molto, molto anche complicata, sia da spiegare che da comprendere, e per questo ci sono aziende e associazioni che lo sanno fare sicuramente molto meglio di noi, su cui noi ci appoggiamo. Una di queste si chiama Two Sides. Alla fine di questo webinar vi posteremo un collegamento al loro sito. Io vi consiglio di, se non avete mai parlato di questo tema o se non avete avuto mai esperienza a riguardo, se non ci avete mai nemmeno fatto una pensata, di prendere e spenderci 5 minuti prendendo due o tre articoli a caso, qualunque, vi renderete conto che in realtà la carta è meravigliosa e più molto spesso è molto più sostenibile nel comunicare un messaggio a qualcuno rispetto alle alternative, che possono essere anche semplicemente uno smartphone o uno schermo LCD che proietta un messaggio di marketing da qualche parte. In più, la carta ha un'efficacia diversa. Se il messaggio è veicolato bene sul supporto giusto, è molto più efficace. Aggiungiamo quindi questo webinar al lungo elenco di sforzi che la Perego Carta sta facendo ormai da qualche anno per promuovere e per difendere a spada tratta un prodotto che per noi rappresenta il core business, ma per la persona comune rappresenta un qualche cosa che sì, c'è interazione, però non è chiara. A questo punto, oggi parliamo di colore. Parliamo di colore in tante delle sue declinazioni. Vi porremo anche qualche quesito a qualche punto, quindi state attenti. Ed è con grande piacere che io adesso introduco i tre ospiti di oggi, che sono Paolo Proserpio, che è un art director e graphic designer e anche un docente dello IED di Milano, Jan Rickner, che è il direttore delle vendite internazionali per GF Smith, azienda inglese, distributrice di carte speciali, e Laura Mazzetti, che è titolare di The Wedding Letters, è una calligrafa, è un'ideatrice e disegnatrice di coordinate cartacei per matrimoni ed eventi. Quindi tre persone un po' differenti tra di loro, che però vengono accomunate tutte quante da una cosa, che è l'utilizzo del colore per veicolare un messaggio. Quindi, a questo punto cominciamo da una persona estremamente creativa che vi darà un punto di vista molto qualificato sull'utilizzo del colore nell'ambito del packaging e della comunicazione. Detto questo, io passerei la parola a Paolo Proserpio, come già detto prima, designer e professore dello IED di Milano. Buongiorno a tutti. Ciao, Perfetto. Ciao Paolo, a te la parola. Grazie di essere qua e raccontaci pure tu. innanzitutto grazie di avermi invitato. Io mi chiamo Paolo Proserpio e ho uno studio grafico dove principalmente ci occupiamo di prodotti che vengono stampati. Quindi diciamo facciamo poco social network, pochi siti, poche animazioni, ma principalmente appunto lavoriamo con materiali carte. Quindi ci occupiamo principalmente della progettazione grafica, ma soprattutto poi dopo di seguire la produzione di questi prodotti. Quindi adesso vi volevo fare appunto vedere una specie di carrellata di prodotti dove veramente il colore è l'elemento, insieme ovviamente anche alla grafica e ai materiali, che dà la svolta al progetto, anche mettendo a volte dei progetti tra di loro che sono fortemente in contrasto, però dove il colore è determinante nel far capire alcune tematiche. Io da sempre sono molto appassionato di musica e questa passione ovviamente mi ha portato a lavorare soprattutto
nell'ambiente discografico, soprattutto per, diciamo, realtà indipendenti e, diciamo, abbastanza di nicchia. E, volevo cominciare con questi due prodotti che sono assolutamente totalmente diversi e opposti. Adesso vi faccio vedere bene. Questo è il primo, è ad esempio un vinile che è stato realizzato per questo artista che si chiama Aurora Borealo, e che praticamente ha deciso nel gennaio 2020 di realizzare un vinile proprio in stile punk anni 90. Siccome nel punk appunto ci sono dei colori che ritornano, tra cui appunto, non so, i fluorescenti, il fatto di utilizzare delle texture molto sporche, perché ovviamente in quel movimento, non avendo, diciamo, gli strumenti necessari, si utilizzavano appunto queste, le fotocopie, oppure anche ad esempio il collage per realizzare appunto le varie grafiche, e ovviamente i colori fluorescenti per creare una sorta di contrasto barra shock. Addirittura lui quello che ha voluto è creare quattro copertine che sono identiche a livello di grafica, ma sono totalmente diverse appunto come colore. E questo progetto, che tra altre cose ha anche la particolarità di avere un vinile, quindi il supporto, che ha un colore, che è appunto verde trasparente. Questo progetto va ad esempio in totalmente contrasto con un altro artista che seguo, che è un pianista greco, che si chiama Yor Chronic, che, come potete vedere, le copertine sono totalmente diverse, sia come colore, ma soprattutto anche come grafica. Ovviamente basta soltanto vedere la copertina per rendersi conto che non è assolutamente un disco punk. Ovviamente lui fa questa specie di musica classica contaminata leggermente con la musica elettronica. E ovviamente questa cosa si rispecchia in quello che è il colore, perché ovviamente il tutto è un po' più cupo, un po' più soft, e anche il vinile, proprio per ritornare a una sorta di, diciamo, classicità, è ovviamente totalmente nero. Ci sono i fiori, ovviamente i fiori non sono, non so, fiori fluorescenti, ma sono, che ne so, dei fiori super delicati e molto, molto dark, proprio appunto come, diciamo, le tematiche che lui utilizza nelle sue canzoni. Poi, per andare sempre, ritornare, diciamo, nell'ambito punk, però direi più punk rock, questo è un disco, è un 7 pollici, quindi un vinile piccolo, per questo gruppo di Cantù che si chiamano Licis, e mi hanno commissionato appunto anni fa la copertina, e siccome il racconto, il testo della canzone parlava di questo cacciatore di troll, che sarebbe questo essere raffigurato in copertina, e il testo della canzone a un certo punto diceva che in realtà tutti loro che erano cacciatori erano troll stessi. Allora ho deciso di appunto trasformare la copertina praticamente sovrapponendo una pellicola rossa, che ovviamente va a nascondere il rosso e trasforma quello che è verde in nero. Questa è semplicemente una sovrapposizione del colore, cioè non è tipo una magia dell'inchiostro o nella magia di stampa, è semplicemente il colore. La differenza, ad esempio, che ci tengo a dire, tra il realizzare un prodotto di questo tipo per un gruppo così super piccolo, perché comunque hanno realizzato veramente solo, se non sbaglio, 300 copie, e lavorare ad esempio per un artista di questo tipo, è proprio la quantità di produzione, perché lui ovviamente produce molte più copie rispetto a loro, e quindi con un prodotto, diciamo, più diciamo di nicchia, a volte si possono fare più delle sperimentazioni, perché io proprio ammetto, manualmente mi metto a piegare, incollare, imbustare, per abbattere dei costi, perché senza questa parte, dove ovviamente spesso mi faccio aiutare dai componenti della band, questa cosa non potrebbe accadere. Invece io non posso chiedere a Yor Chronic o ad altri artisti più grandi di venire nel mio studio a imbustare, non so, 10.000 vinili, perché questa cosa ovviamente non sarebbe sostenibile anche a livello di costo. Questo, diciamo, doppia faccia della produzione, quindi lavorare per il mainstream e lavorare per l'underground, si riflette, secondo me, non soltanto nei lavori legati alla discografia, ma anche legati ad altri clienti con cui lavoro, che ad esempio io lavoro da tantissimi anni per una casa di moda che si chiama Versace, per cui seguo alcuni progetti che mi affidano, e lo
due anni fa, c'è stato questo catalogo. Ok. Che aveva tutte, diciamo, come filo conduttore, proprio perché le foto erano state scattate su dei fondi colorati che erano blu elettrico e rosso, aveva appunto come filo conduttore questi colori, e siccome nelle fotografie c'erano, diciamo, delle forti geometrie, questo fatto delle geometrie si è riflettuto nel layout, nella copertina che ha una linea obliqua che richiama la V di Versace, e anche per creare un contrasto tra il rosso e il blu, ma soprattutto questa cosa si è riversata in quello che sono stati gli auguri di Natale. Gli auguri di Natale, di solito, diciamo che il grande classico è fare il cartoncino nella busta. Non ho nulla in contrario con chi lo fa, però di solito quello che tento di fare, ovviamente non è sempre possibile perché a volte è un problema di tempi, a volte è un problema di costi. Questa volta invece, siccome c'era un tempo e anche un budget necessario, quello che è stato realizzato è un cubo che ovviamente richiama sia nei colori che nelle geometrie il catalogo. Un cubo che ovviamente ha delle geometrie, appunto, in quanto cubo, che è un cubo scomponibile, che ovviamente crea una sorta di moto perpetuo. Con ovviamente colori e geometrie che richiamano il catalogo che è stato fatto, in modo che l'utente finale, dopo che ha ricevuto il catalogo, che è stato il catalogo per veicolare, viene chiamato appunto Holiday Catalog per veicolare i prodotti, diciamo, da acquistare durante, appunto, per le feste natalizie, quando riceve gli auguri di Natale, diciamo, ha una connessione grazie al colore e alle geometrie. Un'altra cosa che seguo, sempre per la Maison Versace, sono gli inviti della sfilata. E qua, diciamo che il colore è una parte veramente determinante per veicolare un messaggio. Infatti tutte le collezioni hanno spesso una palette colore che è totalmente diversa l'una dall'altra. Volevo cominciare con un invito che è molto minimalista. È un invito fatto in plexiglass, che ha una labbratura oro. Infatti spesso le stampe in oro a caldo, diciamo, nell'ambito del lusso, ritornano, perché ovviamente richiamano l'oro e la ricchezza. E in questo caso, quando sono stato briefato per realizzare l'invito, la necessità è stata appunto quella di creare un invito ovviamente ricco, ma che fosse, diciamo, totalmente minimalista, ma ricco. E questa cosa in realtà faceva un contrasto con quello che è stata la sfilata di questo invito, che è stata la Spring Summer 18, che invece era una celebrazione delle stampe storiche di Gianni Versace. Infatti la collezione veniva chiamata Tribute. Questa cosa ovviamente crea un contrasto, perché l'invito è totalmente bianco e invece le stampe sono totalmente colorate. Questo crea un contrasto per, appunto, creare una sorta di sorpresa e non svelare con l'invito niente di quello che succederà alla sfilata. Questa ovviamente è stata una scelta di marketing da parte, diciamo, dei capi, che mi hanno detto: guarda, preferiremmo non comunicare il colore, non comunicare le stampe, perché vorremmo un effetto totalmente sorpresa. Invece un altro invito che è esattamente l'opposto, sia come formato che come materiale, anche come colore, è questo, che è stato l'invito per la sfilata uomo autunno-inverno. Quindi, come potete vedere, i colori sono veramente opposti, cioè proprio non c'è nessuna continuità né nesso. Però in questo caso la scelta di questo tipo di stampa e colorazione era perché all'interno della collezione c'era questo utilizzo del barocco con questi determinati tipi di colore, e siccome la collezione aveva all'interno delle stampe che erano basate sulla California, il viaggio, le auto, le targhe, il risultato è stato quello proprio di realizzare una targa americana, quindi californiana, quindi lunga e stretta, diversa ovviamente dalle nostre, che anche qua però non poteva essere una targa californiana nuda e cruda, ma all'interno è stato inserito un elemento barocco che ovviamente comunicava una parte della collezione, in modo da, appunto, diciamo, incanalare e spiegare già un pochino al cliente
che cosa sarebbe stato presentato alla collezione. Quindi ci sono, diciamo, dei casi in cui si vuole avere un effetto sorpresa, quindi creare un contrasto. A volte invece si vuole già, diciamo, dare una specie di piccolo input su qualche elemento fondamentale che appunto ritornerà nella sfilata. E invece in ultimo, siccome io credo veramente molto in quello che viene chiamata l'autoproduzione, cioè lo dico proprio spudoratamente, il tagliare, piegare, incollare a mano, ovviamente quando è consentito, perché se si parla di, non so, tipo 500.000 pezzi, ovviamente non posso fare un intervento manuale perché non avrei le forze necessarie per farlo, ma in altre occasioni, secondo me, un intervento manuale può veramente fare la differenza, soprattutto a livello di costo, di tempi, perché io facendolo da solo posso davvero realizzarlo innanzitutto quando voglio e soprattutto posso abbattere i costi perché il costo è un costo del mio tempo. E siccome io non ho mai creduto, ma ovviamente non disprezzo chi lo fa, non ho mai creduto nelle sponsorizzazioni su Facebook, cioè nell'investire soldi in questi canali, allora di solito quando devo investire preferisco investirlo in un lavoro reale. E in questo caso questo è una press release che già dalla foto e quindi dai colori si può capire che questa foto non è una foto scattata con l'iPhone nel 2020, ma si tratta di una foto del passato. Poi grazie anche a questo elemento della bruciatura fa capire che c'è una sorta di, diciamo, di storicità. E questa è stata una press release per un documentario che non so quando esattamente verrà realizzato, su questo artista che si chiama Paolo Buggiani. Paolo Buggiani è un artista che spesso ha lavorato con il fuoco, e quindi l'idea di realizzare una press release in una scatola di fiammifere parte appunto dal fatto che lui utilizzava spesso questo elemento per le sue opere. Quindi cosa succede? All'esterno della scatola, sul retro, c'è il link per vedere il trailer che doveva essere proposto alle case di produzione, e poi all'interno, vediamo se riesco ad aprirlo, c'è appunto un pieghevole dove potete vedere il famoso angelo di Keith Haring, che è questo rosa capovolto, perché Keith Haring, l'artista pop art purtroppo mancato, aveva dedicato a lui appunto questo dipinto. Quindi anche in questo caso il colore già comincia a incanalare l'utente verso una sensazione, verso, diciamo, un mondo. Quindi davvero il colore è una parte della progettazione assolutamente fondamentale, quanto i materiali e quanto la grafica. Quindi quando questi tre elementi insieme, diciamo, riescono esattamente a diciamo a far esplodere i concetti che vuole che il cliente, diciamo che è un goal quasi assicurato. Bene, grazie mille Paolo, ci hai fatto vedere delle cose veramente meravigliose. Grazie. La targa dell'invito di Versace, secondo me, era un'opera d'arte. Grazie. No, merito dei clienti che mi danno degli input molto precisi e molto interessanti. Certo, poi mi immagino che per chi fa un lavoro come il tuo, l'avere un cliente che ha un'idea chiara di che cos'è che vuole rappresentare ti aiuta sicuramente nel... Insomma, mi immagino che se un cliente ti spiega, guarda, voglio avere questo risultato qua, perché è anche più stimolante sicuramente. Sì, sì, assolutamente, però a volte vedo che quando ci sono alcuni clienti che magari proprio nel momento di, diciamo, di input non sono sempre super chiarissimi, allora in quel caso bisogna un po', diciamo, scavare, fare un po' viene da dire da psicologo. Certo. Tentare di capire che cosa vuole comunicare in modo da arrivare al risultato. Certo. Però fa parte del processo, cioè si parla, si fanno delle domande per arrivare a capire, ok, vuoi comunicare che la collezione ha questa cosa legata alla California, eccetera, eccetera. Va bene, allora poi dopo da lì si parte con le prove e poi si arriva al risultato. Allora, intanto vorrei dire a chi ci sta guardando se vuole intanto rispondere a questo poll che...
In pratica vorremmo capire per voi quanto è importante l'aspetto estetico dell'imballo di un prodotto che acquistate online. E per adesso ci state rispondendo che per voi è molto importante. Hai visto Paolo? Noi pensavo, io avrei scommesso il contrario. Ma io guarda, ti dico, su questa cosa del packaging degli acquisti online, cioè mi divido esattamente a metà un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, nel senso che quando compro online, vabbè non so se posso dirlo, però vabbè, su Amazon e mi arriva la scatola di cartone con il logo Amazon, ammetto che in quel momento la cosa per me fondamentale è che mi protegga il prodotto. Quindi onestamente non è che proprio del packaging in quel momento ne godo particolarmente, anzi la maggior parte delle volte lo apro, lo strappo e lo butto nel cestino della carta, appunto per riciclarlo. Però ci sono secondo me delle altre volte quando compro magari dei prodotti, diciamo, dove il desiderio secondo me è ancora più alto, perché quando compro il dentifricio su Amazon in quel momento non è che sto facendo tutti questi ragionamenti, lo compro, ma arriva e mi lavo i denti. Però nel momento in cui, non so, compro, non so, un disco in edizione limitata oppure una serigrafia da qualche artista, se quando mi arriva, diciamo, c'è anche un packaging che mi fa capire che il prodotto è un po' coccolato, diciamo che in quel momento, secondo me, è proprio una parte fondamentale perché proprio sto comprando un'altra cosa che è diversa da un bene di uso comune. Cioè, non sto dicendo che se mi mandassero una scatola fantastica del dentifricio, diciamo non la considero, però diciamo che in prodotti magari che compro più in maniera più rara e più ponderata, penso che la parte del packaging sia fondamentale perché, e anche ovviamente del colore, perché è proprio la parte che mi fa capire che questo acquisto che ho fatto, che magari non è 7,50 euro per comprare tre dentifrici, ma magari sono spese anche un po' più impegnative, diciamo mi fa capire che c'è una cura del prodotto. Quindi quando mi arriva a casa, non so, un disco in edizione limitata e vedo che c'è una velina stampata con un microadesivo, magari una cartolina dove l'artista ha scritto grazie, in quel momento io mi sento super coccolato. D'accordo Paolo, ti ringrazio per gli interventi e per aver condiviso con noi questi bellissimi Grazie. progetti che hai Grazie a voi. portato avanti. Complimenti e complimenti ancora. Grazie. In pratica, Paolo ci ha raccontato che non è che c'è un colore che è meglio di un altro, c'è un colore più adatto per trasmettere un messaggio piuttosto che un altro. Magari c'è un colore più adatto per un certo tipo di target piuttosto che per un altro. Però in assoluto non c'è un colore che va meglio di altri. Detto questo, veniamo a Jan Irichner e la GF Smith. Faccio una breve premessa. La GF Smith è un distributore di carte inglesi che ha fatto del colore il suo, diciamo, cavallo di battaglia, non solo perché ha in portafogli tantissime carte colorate, ma perché qualche anno fa ha fatto uno studio a livello globale, un questionario su appunto quale fosse il colore preferito da chi stava rispondendo al questionario e la ragione per la quale lo fosse. Questo sicuramente è stato lo studio sul colore più importante a livello globale, in termini di numeri di partecipanti. E dopo aver lavorato un po' di tempo sui risultati, hanno, diciamo, estrapolato qualche informazione che sicuramente potrebbe risultare molto interessante per chi ci sta ascoltando. Detto questo, l'intervento di Jan sarà in lingua inglese. So, Jan, I'm leaving the word to you and let you do your presentation. Thank you very much for being here and for sharing with us your thoughts. Thank you, Lorenzo, for this kind introduction. So, buongiorno a tutti di Inghilterra. Mi chiamo Jan and I have to switch to English, unfortunately. But I'm very, very excited to be here today and share some insights of our color study we have done, which is called The World's Favorite Color. First of all, a big thank you to Perego Carta for having me today. And obvious to you guys, dear designers and creatives, to spend the time on this webinar with us. I hope we can give you some inspiration about the beauty of color,
but also obvious some new insights what we have found. Before I'm gonna share my screen as I prepared a little presentation for you guys, I would like to start with a question, and it's as simple as that. Please use your chat function and let me know your favorite color. Just write in English or in Italian. I should be able to detect what it is. Blue, we have gray, nice. Blue, number two. Anyone else who is happy to join in this mini survey? We have red, we have green, red, Lorenzo, thank you for sharing. Let's see if there are a couple of more coming in. Deep green, green, matte black. So we see it is a very various choice, but in a very first glance, you can see we had a couple of green, a couple of blues. And if we look back in the history of color research, generally blue was the winner and green often has been the number two. This is also explained that this is because the colors are associated with objects or with surfaces people like the blue stands for the blue sky, for the oceans, and the green obvious for the nature. So that's very interesting to get a little feedback from you guys, but please let me share now my screen and I will talk you through the presentation. All right, bear with me. So you should all see my screen now. All right, let's get this on. So, GF Smith. Just a very few words. We are obsessed with the beauty of paper since more than 135 years. We have been collecting and creating the most beautiful papers from around the globe and bring them into the creative industries. But we're not just obsessed about paper. No, also color has been a very essential and an important thing in the whole history of GF Smith. I'm not sure if you have come across the colored range, our flagship range we distribute globally and which is stocked in more than 25 countries called Colorplan, has its beginning already in 1936, where we introduced the very first colors to this amazing iconic range. From those three colors, you can see here on the slides, Colorplan developed into a real benchmark of colored paper. And today it represents probably the widest colored range with 55 colors, which we offer in various weights and even with different embossings. Here a little shot screen of the beauty and colorful variety of Colorplan. Looking back, so in 2016-17, we were on the search for a new color, as it was the 80th birthday of Colorplan, and I think that's a great reason to celebrate. And obvious, how do you celebrate a colored range? You need to introduce a new color. So we were talking with our agency, with all the people at GF Smith, and there were everyone had a clear opinion how this new color should look like, but we were really on the search for a color that reflects our time the best. And with a couple of beer, we came to this crazy idea because we couldn't decide which color this should be, that why don't we ask the world what they want us to create for a new shade for Colorplan. And as simple as that, we started with the question I used at the very beginning of the presentation. We asked as the question, what is your favorite color? A question that is very often asked to kids, and it's impressive how quick they are. So my little girl is finally moving from pink into turquoise, but do we know as adults still as quickly and as confident what our favorite color is?
it starts to have a lot of association. Is this my favorite color? Is it for a new car? Is it for the clothes? So there's a lot more thinking. The whole survey was done purely digitally. So we created a website where you could move your cursor around the site and select exactly the shade of your favorite color. So that's also a big revolutionary in color research, because generally people were asked, is it green, is it blue? But for example, in our color plan range, we have already 8 different blues. So there is not just one blue. So we try to drive as many people as possible on this website. We ask there for your name, last name, gender, the year of birth, and as a bit of a joke question, we wanted to know, why is this your favorite color? Through interactive data, it goes even further. We could see where those people sit, what the weather was like, or how long it took them to make the choice of the words of their favorite color. And we were really confident that we could say, after the end, for example, in Scandinavia, people prefer greens, or in Mexico, they prefer reds. Unfortunately, it turned out that it is more a personal choice than a cultural choice to select the favorite colors. On the website, we had a live feed of always the last 1,000 submissions. So if you chose a blue as my favorite color would be, it took my name, it would be a richer blue, and you could cruise through them. And the survey was open for 3 months, and it turned out to be the largest color study ever. We had interest from more than 100 countries, from approximately 27,000 people. To drive the people on our website, we collaborated with famous artists and creatives from the UK. For example, in the middle, we have Johnny Cocker, which is the creative director of Mulberry. And we asked him to share their stories about their colors. And we realized already there that behind every single color is a huge and individual story. We found then after the 3 months where we closed the website, which the world's favorite color is. And here, quite interesting on this slide, you see all the single votes, and you clearly can see that there's a high intensity between the green and blues. As a second, we have a big votes on the reds and pinks. And on the last, we came into the orange and in the yellows. And sorry, in the very last, then the whites and the blacks. So we knew that this favorite color has to be something between a greenish or a blue. And it was indeed a teal, which we called Mars green, because the color was named after Annie Mars, which was one of the participants, which was the closest to the color that had the most votes. And we named this color after her and introduced this color into our paper range. There was a huge bang in Hull, where our headquarters is based, to celebrate this new color. We included the kids, the children. It was a big event going on with thousands of beautiful aeroplanes flying through Hull. And here just a few impressions. And here a nice shot from the making of this beautiful paper. As I'm challenged not to be too long on this a presentation, we'll share afterwards the link for our website, where we can have a look into the full video. As we love to have fun as well at GF Smith, we said, okay, let's celebrate this color even further. And we started to collaborate again with mainly UK luxury companies, Sunspell. So we started to make t-shirts in this Mars green, lamps, or Tokyo bike, made limited edition in these amazing bikes, which we had a pop-up store and started to sell those tools online.
But in the end, we realized, basically, we found a new color. We introduced it into the color plan range. So we went up to 55 colors. But we realized that this survey has much more to offer than just to know what the world's favorite color is. We worked together with Anna Franklin, which is a very well-known professor for color research, and obviously also with Ian McGill, which is a data analyst, to really get all the findings out what we gathered together. So we are not only able to talk to you guys about the world's favorite color. For example, we know also what the world's favorite red is. We know what's the world's favorite blue, what's her favorite yellow is. And here, just a quick glance, as you always got the RGB value, which was created by an algorithm to find it out. You see gender specific, as I mentioned before, there are slight differences, but it is not something that is so significant that we could go in much more details. I think the really interesting and revolutionary thing we found out with the survey is what people associate with colors, with certain emotions and words. And again, there's a huge thing of data analysis which was behind, which I can't go into details, but you will find that on our website. We are now able to talk about color in a completely new way. For example, we know that this kind of teal people associate with modern. And here just a few things. So relaxing colors are mostly in blue. Happy colors, positives, are bright colors. And let me just give you a quick glance about a few more words. I mentioned it before, so if you want to communicate a project about a yoga studio, Pilates, it is possibly quite an interesting mood board to go with blue tones, because we didn't ask people to name colors they associate with relaxed. It's people that choose it. They basically came up with this association. If you want to be in a positive language, it's a completely different color palette which comes up. It just makes me happy when I look at these colors. For us as well, very interesting, obviously, the creative industry. Which colors do the creatives see as describing this industry? Passion, passionate, maybe not too surprising. Obviously, the red, generally the warmer colors, which are also align with previous research that have been conducted. Hope, a bit more in a pastel tone, maybe that reflects a bit the time of today. We have the color for change. So we could go on forever and ever. And there's a summary in our report, which I'm going to share with you in a minute as well. But generally, association have been made with positive emotions. So again, color of happy, playful, color of warm, or with the natural environment, people have associated their world's favorite color with the sunrise. And it's just a beautiful images to go through, like the ocean or the trees. And we started to go a bit crazier. How can we use now this data for the creatives, which is our main audience? So, for example, here, we started to put graphics together. We took the word sustainability, and we were looking for words that we could group under sustainability. And for example, clean, natural, change, hope. Those colors, the circles you see, represent those values. And if you have now, and if you work on a sustainability project, it could be an amazing mood board just to find out how people associate colors to this sector. There's another example for nonprofit. Or for travel, obviously there was a lot of blue. So if you talk to a travel agency, maybe blue is not the worst color to choose if you want to connect with your audience.
Yeah, we really started playing around. So we took, for example, the RGB value from Coca-Cola, and we took then three reds, which comes very close. And the association people have is bold, confident, passionate. And we have been pretty surprised, as we believe those values come pretty much close to what Coca-Cola wants to represent. So this is just a few insights. Obviously, there's much more to share, but we printed right now color report number one, as we hopefully will be back with a similar survey in the near future, which can be purchased on our website on the gfsmith.com, or get in touch with our friends Peregos. I'm sure they can help you to get a report. We have also a website which is dedicated, which you find more information. There's a lot of content from Anna Franklin about content, context of color, just general information, and I think a very inspirational thing for every designer. And I'm just gonna tease those things. So we always use the survey also to make color plan to the most interesting paper range when we talk about color. And through the surveys, we found out or we decided to create four new shades, which we introduced now in 2020 into the range. That's a nice shot of our swatch books, which you get as well from Perego Carta. So we did an add-on with four beautiful new colors. So we were introducing Chartreuse, which was the world's favorite yellow. And there is behind every single color is a story again, but I will let then the Peregos talk you through those details, as I'm not want to take much more time. Slate, a beautiful, very, very dark gray, nearly black, and I'm sure that will go down very well in the luxury segment. Hot pink, a very, very bright color and beautiful addition to our range. And the last but not least, rust, a color which is combined with hope, with change, and I think with joy, and this reflects lots of value we believe in at GF Smith and represents this name very, very well. The color flow, you see them integrated, so that works down very, very well and is now and the mini extension just to show you that. It's always a pleasure and inspiring hearing the story about the colors and the survey, and you really like it. So what is this part? Oh yeah, no, now we get the survey. I could only see my screen so far, but what do we have here? So yeah, it confirms blue is, yeah, it's basically exactly what you found out. So blue, it's very close. Blue, yeah. Green, red, it's true. Similar, but that's generally what was reflected as well in our survey. Exactly. Okay, man. Thank you again. Thank you. There's a question. Do you think that favorite color is also a matter of trends? In this moment, I can see, for example, a lot of Tiffany green, graphic and packaging wedding mood boards. I think a really, really interesting question. So our survey was open for 3 months. And looking back, like with all the political, what's going on the world, that was before Brexit. So we were asking us the question as well, would we see difference if we would have opened that the whole year just to detect? But what we can say in the 3 months, we found that that's the result, but we definitely would need to do another survey, and it would be really, really interesting to see, is it still the Mars green or do we see a shift? So I think it's more an inspirational rather than a trend. We definitely would need to do the survey again to answer this question properly. I hope this gives you a bit more clarity on that. Okay, thank you very much, Jan. Thank you. Come abbiamo visto, uno studio super interessante che, secondo me il punto chiave di tutto il discorso che loro hanno svolto è il modo in cui è stato posto. Semplicemente, anziché
chiedere qual è il colore che una persona associa a una determinata cosa, nel loro questionario è spontaneo, quindi uno sceglieva il colore e poi diceva perché. E questo, secondo me, è un pochino stata la chiave che gli ha permesso di tirare fuori dei risultati incredibili. Adesso, appunto, come diceva questo libro che loro hanno fatto, che è lo studio sul colore, lo si può anche avere, potete chiedercelo se volete, si può anche comprare direttamente dal loro sito. Hanno fatto un lavoro meraviglioso, sono stati bravissimi. Abbiamo visto quindi un pochino una contrapposizione tra chi del colore ne fa utilizzo per appunto cercare di trasmettere un messaggio efficace, quindi non c'è un colore preferito ma c'è il colore più adatto, e invece uno studio che ha cercato di capire quale fosse il colore preferito dalla maggior parte delle persone e perché. Jeff Smith è un partner di Perego Carta da lungo, lungo tempo e noi per loro distribuiamo in Italia Color Plan ed Extract, oltre a qualche altro prodotto, però principalmente sono Color Plan ed Extract. Chi di voi volesse avere un campionario di Color Plan e di Extract può andare direttamente sul nostro sito, riempire il modulo e noi ve lo spediamo. A questo punto, dopo aver appunto ascoltato i nostri ospiti che ci hanno spiegato più o meno, ma soprattutto più scientificamente, quale sia la teoria dell'utilizzo del colore, adesso vediamo Laura Mazzetti, che è una persona che del colore della carta ne ha fatto un mestiere. Quindi mandiamo adesso l'intervista a video che dura qualche minuto e ci vediamo tra poco. Ciao Laura, buongiorno. Ciao, presento a tutti Laura Mazzetti, un personaggio molto particolare, una calligrafa bravissima che ho avuto l'occasione di incontrare durante un evento sulla ricerca del colore e l'importanza del colore tenutasi in dicembre. Ora con questo webinar abbiamo voluto ritornare sull'argomento del colore, che è assolutamente divertente, copre tantissimi aspetti della vita di tutti i giorni. Laura, tu sai una cosa forse, che la nostra newsletter mensile di Perego Carta ha sempre un piccolo articolo ogni mese che si intitola Il colore del nostro stato d'animo, perché abbiamo deciso di individuare lo stato d'animo del mese in uno dei 55 colori di Color Plan. Quindi abbiamo scelto questa gamma qua perché di colori ne ha veramente tanti. E richiamando anche questa cosa meravigliosa che hanno fatto, che è questa ricerca sul colore fatta l'anno scorso, il report numero 1, per cui per una serie di mesi chiunque poteva andare su uno schermo nero nel computer, cliccare su un pixel che desiderava, dove c'era una sfumatura di colore, cliccare lì. Trovare il colore preferito, però allo stesso tempo dovevano dire anche il perché avevano scelto quel colore. Quindi tutta questa ricerca mondiale è stata raccolta in questo libro sul colore. Ecco, Laura, ti chiedo oggi di che colore ti senti oggi? Allora, questo è il report. Mi sento particolarmente cool blu. Cool blu, allora il cool blu, che in italiano in realtà noi per blu si intende blu scuro, invece in inglese no. È un blu molto chiaro, il nostro celeste chiaro, è uno dei tanti quasi colori, impercettibile, esatto, sembra diciamo a metà tra il grigio e il celestino, il bianchino, lo definirei così. Un polvere, un celeste, un polvere. Lo guardi, sì, e ti sembra quasi bianco, lo accosti al bianco certo, e prende vita e che viene. Cosa leggi qua? Il colore della sostenibilità ambientale, immagino. Sì, guarda, non è un caso, insomma, che ci si ricollega in qualche modo al sostenibile, al,
rispetto. E tu curi molto le spose? E allora, in genere, le spose di oggi, di che colore si sentono? Le spose si sentono più rosa pallido, generalmente. Rosa pallido. Il colore preferito dalle spose, con il quale si deve combattere sempre con il futuro marito, è il rosa. Il rosa chiaro. E allora i mariti, i futuri mariti accettano soltanto se questo rosa sarà super pallido e pochissimo. E invece ora che è molto di tendenza l'azzurro pallido, questa acqua marina delicato, è il cool blue in questo campionario, diciamo, dei loro colori. Io sceglierei il cool blue. Accontenta un po' tutti perché comunque è il colore di tendenza. Accostato a loro, accostato a dei dettagli, perché quando si sceglie una partecipazione, si sceglie la carta, si deve sempre pensare al giorno del matrimonio, come sarà l'allestimento, quali saranno i dettagli che metteremo sulla tavola, perché l'invito deve parlare un po', deve raccontare che cosa ci sarà quel giorno. Dall'invito si percepisce già lo stile, il calore, il colore che avremo durante il giorno del matrimonio. È un'indicazione di gusto. Quindi il bianco è stato abbandonato. Però quindi si sceglie sempre, se si sceglie il bianco, è un bianco che sia un po' caldo, bianco colore del latte, del burro, natural. Bravo. O anche questo vellum white. Il vellum white è bellissimo. Infatti proprio ieri è stata scelta la busta di questo colore, perché col vellum white abbiamo avuto la busta e sopra ci sarà una ceralacca oro bellissima, perché gli dà quel tocco, anche se l'interno è il natural, però le scritte sono dorate e la ceralacca d'oro sarà fuori dalla busta del vellum white, che è un rosina pallidissimo. Sì. E tra il rosa e il pesca. Tra il rosa e il pesca, sì. Laura, un'altra cosa ti volevo chiedere. La carta, come si sa, può essere liscia, meno liscia, si dice goffrata, esatto, brava. O imbossata. Brava, anche. Sì. È una cosa sulla quale punto sempre, perché la goffratura in questo caso, quindi abbiamo quindi ben abbiamo 25. Non amo le carte lisce perché la carta liscia non mi trasmette, sì. Però è una cosa personale, e che quando ne parlo con gli sposi, effettivamente facendogli vedere i tipi di goffrature, i tipi di colori, prendono passione a questo argomento e allora cominciano a guardare, a dire: ma sì, effettivamente la busta potremmo farla con questo tipo di goffratura, perché almeno è più particolare, però all'interno con una texture un pochino più liscia, però che si veda che è lavorata, che non è liscia. Ieri è capitato proprio questa cosa che mi fa venire ancora i brividi, quando hanno visto la busta e tutto. Si sono guardati gli occhi lucidi e hanno detto: ora ci sembra vero. Si sono emozionati perché al momento che vedi che è scritto, certo, che che Federico si sposa con Laura il tale giorno, alla tal ora, eccetera, cioè Verba volant, scritta manent. Tra l'altro, con grande gioia, voglio solamente dire due parole, perché Jeff Smith, che appunto è Color Plan Extract, e questo è il campionario, solo una piccola parte di questo è Color Plan, che è questa parte qua, sono i suoi 55 colori, tutte queste altre sono a carte di altra natura. Questo è il campionario nuovo, questo è il campionario vecchio, l'ho portato perché è bellissimo, perché ti ricordi, è bello, non so vedere. Se tu l'hai mai avuto, Laura, sì, questo qua, ma com'è? È perché questa fisarmonica di colori. Però Laura, volevo che tu raccontassi, dunque Laura è stata nei nostri uffici qualche giorno fa e c'erano anche tante buste, perché noi vendiamo buste fatte in color plan. Io sono elettrizzata quando vedo. Sì, e ha visto, appunto, c'erano delle buste color pastello, dei formati anche, ha scelto subito quello con cui lavori di più, che è un formato molto grande. Sì. E poi ne ha presa una più piccola, quadrata, e mi ha raccontato questa storia. Quando gli mandi l'invito, ecco, mesi prima, gli stranieri vogliono allegare alla partecipazione un altro bigliettino, chiamiamolo così, un cartoncino, dove si chiede già una risposta precisa, cioè: in quanti venite, qualcuno di voi è allergico a qualcosa. E allora cosa fanno? Vogliono allegare alla partecipazione
anche un altro biglietto, sarà contenuto in una busta più piccola, già intestata con il nome degli sposi e l'indirizzo e francobollo. Gli invitati non faranno altro che aprire questo bigliettino, questa busta più piccola, riempire, diciamo, questo, rispondere alle domande, biglietto, rispondere alle domande, cioè, quindi sì, grazie, verremo, siamo in quattro invece che in sei, siamo in tre invece che in quattro, rispondono e poi lo rimettono nella busta, la chiudono, è già affrancata, c'è già il destinatario e la inviano agli sposi. Poi tu scrivi a mano, perché lei comunque è una calligrafa meravigliosa. Ci scrivi qualcosa? Scrivi qualcosa per il nostro pubblico. Mi viene in mente una frase di Baricco. Bene. Che, in cui appunto dice che a volte le parole non bastano e servono i colori, servono le forme, servono le note e servono le emozioni. Bellissimo. Allora vediamo come lo scrive Laura. Meraviglia, che spettacolo. Beh, la mattinata è stata veramente emozionante, colorata, piena di parole. Bene, grazie Laura, Luisa. Grazie a te, è stato un piacere. Grazie. Eccoci qua, siamo arrivati alla fine, tre interventi molto interessanti, abbiamo visto un po' di tutto, dalla scienza all'atto pratico dell'utilizzo del colore, che è una cosa meravigliosa. Dopo questo webinar spero che affrontiate le vostre giornate con un pizzico di consapevolezza in più e facciate un pochino più caso a come il colore viene usato e in quale modo. Se è un modo magari corretto per voi, siete un buon ricettore di quel messaggio, oppure magari stona e non vi torna. Qualunque sia la risposta, avrà sortito un buon effetto, perché vi avrà stimolato. Quindi lasciamoci ispirare dalla creatività che ci circonda e rendiamoci conto quanto sia bello poter toccare con le mani un messaggio e non solamente leggerlo. Secondo me l'elemento più importante della carta è quanto può aiutare a trasmettere un messaggio, semplicemente toccandola. Detto questo, io ringrazio tutti quanti, soprattutto a chi ci ha ascoltato, quindi grazie ai nostri speaker, grazie a Paola, a Jan, a Laura, e auguro a tutti voi un buon proseguimento nella vostra giornata, considerando che luglio spero sia proprio colorata. Ciao a tutti e grazie.